dovessi definire i Campana con un aggettivo, li chiamerei tropicali. Dovessi scegliere un unico aggettivo per definire il design dei Campana, direi ancestrale. Tropical modern, la modernità tropicale, che è un'altra delle definizioni che trovo interessanti sui Campana. Vorrei definire dei fantastici brasiliani fantasiosi e colorati. Credo che siano dei visionari, grandissimi visionari. L'assedio a favela, io ho fatto l'assedio nel 1990, poi 2004 Massimo ci ha chiesto di fare questa assedio perché io ho portato lui a visitare una favela a São Paulo, una favela Bruxata. Questa collezione barroco brasiliano, ormai ho pensato di lavorare con bronzo, marmo, è venuto da un invito della Galleria O per fare questa ricerca di artigianato romano, vedendo che possiamo dare di ritorno. Interrogati come immettere in questa mostra il mondo del design e quindi abbiamo scelto di chiamare i più bravi in questo senso, cioè quelli che sono stati effettivamente i pionieri di una strada aperta in anni in cui non si usava fare questo genere di contaminazione e lanciare questa idea del riuso proprio a partire dall'oggetto che poi va inevitabilmente a condizionare anche lo spazio e l'ambiente intorno. Io penso che loro siano tipicamente brasiliani. Poi probabilmente frequentare l'Italia gli ha dato molto, però, e lo rivendicano anche. Loro dicono, noi viaggiamo molto ma torniamo sempre a casa. Probabilmente hanno capito che la loro ispirazione si nutre di quella realtà lì, che poi loro elaborano attraverso una cultura internazionale, ma l'origine c'è quella lì e se non tornassero a casa alla fine si impoverirebbero, cioè loro hanno bisogno di tornare a casa e tutte le volte che tornano in Brasile poi fanno anche dei viaggi perché loro amano la loro terra e quindi fanno dei viaggi e ti raccontano delle storie e tutte le volte tornano portando delle cose, dei semi, dei sassi, il caucciù e altre cose. Quindi di nuovo ritorno a dire, come i bambini che vanno su una spiaggia e che tornano a casa con le tasche piene di tesori.